Come sempre è utile fare i calcoli con Excel. In rosso i dati del problema e quindi cominciamo con le equivalenze. Il semiasse maggiore, per esprimerlo in metri, devo moltiplicare le 9 unità astronomiche per il valore dell'unità astronomica, quindi devo moltiplicare queste due caselle. Infatti qui abbiamo il prodotto delle due caselle e il semiasse maggiore in metri. Per esprimere l'anno in secondi basta moltiplicare i giorni per 24 ore per i secondi in un'ora. Per avere il periodo del pianeta espresso in secondi basta moltiplicare 20 anni per i secondi di un anno, quindi queste due caselle. Infatti vediamo che qui c'è il prodotto di queste due caselle. Per avere poi il campo di gravità sulla superficie della stella basta moltiplicare il campo di gravità sulla superficie della Terra per 54 volte e infatti qua vediamo il prodotto di queste due caselle. Quindi calcoliamo la massa della stella moltiplicando 2π su t al quadrato per il semiasse maggiore al cubo diviso g. E infatti vediamo il calcolo 2π diviso t, la casella blu, al quadrato, per la casella verde, cioè il semiasse maggiore al cubo, diviso la costante g. Infine, per avere il raggio della stella, facciamo la radice quadrata di g massa stella su g stella. E otteniamo questo valore, infatti come vediamo è la radice quadrata di g, la casella verde è la massa della stella, diviso la casella viola che è la g sulla superficie della stella. E questo è il risultato finale in metri.